Renzi, la Versilia non sarà lasciata sola. Parlando con il sottosegretario Manzione, il Premier ha garantito che il governo aiuterà nell'opera di ripristino e di sostegno alla provincia di Lucca dopo la tempesta di giovedì mattina. Il sindaco di Pietrasanta Lombardi si lamenta per le troppe famiglie ancora al buio. Dipendenti GESAM sul piede di guerra, i lavoratori del gruppo oggetto di un progetto di riordino da parte del comune hanno manifestato di fronte a Palazzo Santini, momenti di tensione con il sindaco Tambellini. Tutto pronto per la mostra delle camelie, dal prossimo weekend il Compitese si trasforma nella capitale mondiale di questo splendido fiore. Un corso di autodifesa per la festa della donna, originale iniziativa del Judo Club di Fornaci di Barga per celebrare l'8 marzo. Lo sport, il calcio, è una sfida nobile al De Luca, lucchese di scena domani alle 18 sul campo della capolista Ascoli dell'ex Gigio Grassi. La volata è lanciata, guai a chi si ferma. In eccellenza la capolista di Viborgo difende il primato a Forcoli. Big match alpini tra le zebre e il temibile Cenaia. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Ancora in primo piano il maltempo, le conseguenze dopo la tempesta di giovedì mattina. Facciamo il punto della situazione in questo servizio che abbiamo realizzato insieme a Roy Lepore. La Versilia non sarà lasciata sola, parole del Premier Matteo Renzi e il sottosegretario all'interno Domenico Manzione a riportarle dopo una conversazione avuta con il capo del governo questa mattina. Manzione ha partecipato al summit di ieri in prefettura con tutti i sindaci per poi riportare la grave situazione al Premier. In queste ore anche il governatore della Toscana Rossi aveva chiesto lo stato di calamità naturale. Al momento non c'è una risposta, ma, ci ha spiegato Manzione, Renzi ha garantito che il governo troverà lo strumento adeguato per sostenere la provincia di Lucca e non solo. Oggi Rossi ha confermato la stima dei danni, 400 milioni di euro nella nostra regione. In Versilia, la zona sicuramente più colpita, il governatore ha lanciato un'iniziativa insieme al sindaco di Pietrasanta Lombardi dedicata al parco della Versiliana. Lunedì i due apriranno un conto con 1000 euro per recuperare la pineta. Tutti, cittadini e altre istituzioni, potranno dare il loro contributo con un versamento. Ma intanto fa discutere un tweet di Flavio Briatore. I giornali stranieri parlano di tragedia, non roviniamo la stagione per qualche albero caduto, si ripiantano. L'intento forse era positivo, ha detto il sindaco Lombardi, ma le sue parole di fronte alla piena emergenza di cittadini e imprese suonano offensive. L'emergenza più importante in tutta la provincia di Lucca al momento rimane l'interruzione dell'energia elettrica. Non si ferma il lavoro dei tecnici Enel, la situazione è in miglioramento, ma in provincia rimangono quasi 4.000 le utenze senza corrente e dopo 3 giorni, per molte famiglie, i disagi sono davvero pesanti. Il fronte scuole. A Barga, lunedì, le lezioni riprenderanno regolarmente. A Pietrasanta rimangono chiuse l'asilo nido Bambi a Fiumetto e le scuole dell'infanzia, Lorenzini del capoluogo, Rodari di Tonfano, Marzili all'Africa, Fratelli Grima a Ponte Rosso. E poi ancora le primarie Forli di Vallecchia, Mancini di Tonfano e Mutti di Strettoia. A Capannori invece riapre la scuola di Segromigno Monte che era stata scoperchiata dal vento. E oggi in municipio a Pietrasanta si è tenuto un nuovo vertice tra i sindaci della Versilia, il prefetto Cagliostro e il sottosegretario Manzione. Il sindaco di Pietrasanta Lombardi si è lamentato del fatto che ad ora ci siano ancora 3.500 famiglie senza luce nella sola Versilia. Il sindaco, pur riconoscendo l'impegno di Enel, ha detto che non è assolutamente sufficiente. Il sindaco dunque ha chiesto come assoluta priorità maggiore risorse umane e mezzi per gli interventi su Pietrasanta. E a proposito delle scuole, a Lucca da lunedì di nuovo aperti i plessi di Mutigliano che in questi giorni erano rimasti chiusi. E adesso ci spostiamo in Garfagnana, San Romano in Garfagnana, per vedere delle foto che si riferiscono al Parco Avventura del Bufardello che ci sono state inviate dal Comune. Una situazione drammatica, il parco inagibile, 4 dei 6 percorsi per adulti
abbattuti senza considerare la pericolosità dell'aria e i grandi interventi di pulizia che sono da affrontare. Fortunatamente le aree per i bimbi più piccoli non sono state coinvolte. Comunque lo staff è al lavoro, l'obiettivo è quello di riaprire entro il 6 aprile. E l'emergenza maltempo è stata al centro della puntata di ieri sera dello speciale Dido su Noi TV. Ospiti il presidente della provincia Baccelli, l'assessore Santi e il sindaco di Camaiore del Dotto. Tra gli argomenti trattati anche quello dell'allerta meteo. I telespettatori hanno fatto notare come l'allerta lanciata in occasione della tempesta di vento non avesse dato l'idea della gravità dell'evento. I tre ospiti hanno convenuto che in effetti c'è bisogno di un miglioramento nel sistema di previsione e di comunicazione delle stesse agli enti locali, pur nella consapevolezza della difficoltà di prevedere eventi meteo mai visti nelle nostre zone. Nella seconda parte della trasmissione si è parlato dell'antenna Telecom di Via Fonda Sant'Alessio. I componenti del Comitato Cittadino hanno annunciato che la prossima settimana partirà il ricorso al TAR contro la localizzazione dell'antenna e hanno chiesto un incontro pubblico con il Comune, che ieri sera ha rifiutato di partecipare alla trasmissione. Il Comitato ha accusato il Comune di incompetenza e inerzia e ha aggiunto che se per Palazzo Orsetti la partita su Sant'Alessio è chiusa, per il Comitato, che ha già raccolto 700 firme, non lo è affatto. Comune di Lucca, cambiamo argomento, non parliamo più di maltempo, che deve affrontare anche un'altra protesta, quella dei dipendenti della GESAM. Sono preoccupati e disposti a tutto i dipendenti del gruppo GESAM, la società lucchese di proprietà comunale che si occupa di gas ed energia elettrica. Il problema è semplice. Lucca Holding, la società che gestisce le varie partecipate del comune, vorrebbe ristrutturare il gruppo GESAM. In particolare, spiegano i lavoratori, GESAM Gas e GESAM Energia dovrebbero confluire sotto la diretta dipendenza di Lucca Holding, mentre GESAM Spa dovrebbe occuparsi solo della distribuzione del gas. Un riassetto che, secondo le indiscrezioni intercettate dai lavoratori, prevederebbe l'uscita di scena del socio privato Toscana Energia da gas ed energia e un rafforzamento azionario fino alla maggioranza in GESAM Spa. E sono proprio 45 lavoratori di Spa ad essere più preoccupati. In occasione del Consiglio Comunale Straordinario sull'8 marzo, i dipendenti hanno manifestato di fronte a Palazzo Santini, consegnando al sindaco Tambellini un documento con le loro paure. Il sindaco ci ha dato al solito una risposta molto vaga, ci ha detto di non preoccuparci e di sentire i nostri consigli di amministrazione, anche se noi più volte come RSU aziendale abbiamo cercato di avere un colloquio con i nostri consigli di amministrazione e vari CDA, e questi si sono sempre detti discorsi molto vaghi, non ci hanno mai detto fino in fondo cosa stanno facendo. In una nota ufficiale il Comune ha smentito operazioni societarie che concederebbero a Toscana Energia il predominio all'interno di GESAM Spa o comunque il controllo dell'attività di distribuzione del gas sul territorio lucchese. Ma i lavoratori in sostanza non si fidano, anche perché l'operazione, che il Comune vorrebbe chiudere entro il 31 marzo, è già all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, senza che i dipendenti conoscano i dettagli. Noi ci siamo un po' dibattuti in modo particolare col sindaco, dove gli contestavamo che in campagna elettorale lui proclamava la trasparenza, bilanci partecipati e non avvisa neanche i dipendenti delle società dell'amministrazione di quello che l'amministrazione sta facendo. Non pensiamo di essere tranquilli di quello che ci ha detto, anzi andremo avanti senz'altro. Lucca piange la scomparsa di Roberto Mannocci, 73 anni, presidente di Italia Nostra, stroncato da un male. Mannocci era stato anche consigliere comunale nel PC tra gli anni 80 e 90, da sempre un convinto ambientalista.
È stato risolto dai carabinieri in poco più di 3 giorni il caso del raid di furti nei comuni di Barga e Coreglia messo a segno lunedì notte. I militari hanno denunciato un pensionato di 73 anni. Nell'arco di poche ore, lo ricorderete, erano stati colpite non solo le sedi dei comuni di Barga e Coreglia, ma anche alcuni esercizi commerciali. Le rapide indagini hanno permesso di accertare la presenza nella media valle dell'anziano nell'arco orario compatibile con i furti. Dopo la perquisizione nell'abitazione, i carabinieri hanno trovato gli arnesi utilizzati per lo scasso. Il pensionato ha consegnato spontaneamente le somme contanti e l'intera refurtiva sottratta, tra cui un prosciutto bazzone da 12 chili. E adesso andiamo a Capannori. Questa mattina è stata presentata l'edizione 2015 della Mostra delle Camelie. Sabato 14 marzo inaugurerà a Sant'Andrea di Compito la 26esima edizione della Mostra delle Camelie e che proseguirà nei fine settimana del 21-22 e 28-29 marzo. Il programma è stato presentato in una conferenza stampa che si è svolta all'interno del Camelieto e alla quale sono intervenuti il sindaco Luca Menesini, l'assessore alla cultura Silvia Amadei, Augusto Orsi, presidente del Centro Culturale Compitese e Vittoria Colonna, presidente dell'Associazione Dimore Storiche. Oltre agli appuntamenti consueti che condurranno i visitatori alla scoperta delle ville e dei giardini del Borgo delle Camelie, anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con il Giappone. Spazio dunque alla cerimonia del tè con la delegazione giapponese di Shizuoka e l'associazione Iroha e a iniziative dedicate all'Ikebana. Tra le novità di questa edizione, l'allestimento a Villa Giovannetti di una sala da tè a disposizione dei visitatori. Un Camelieto che si sta sempre più ingrandendo, sia come dimensione sia come varietà, quindi l'invito a tutti i cittadini a venire a vedere queste bellezze fiorite. Dalla prossima settimana, dal prossimo weekend, per 3 settimane consecutive, oltre alle camelie, come sempre il tè che viene dalla camelia, l'esposizione anche di altre zone che hanno caratteristiche di camelie e tanto, tanto divertimento e tanta cultura. E adesso parliamo dell'8 marzo, domani la festa della donna, oggi a Fornaci di Barga una iniziativa molto particolare. Chi le ha detto che per mettere KO un uomo sia necessario essere più forti di lui? È un modo originale per ricordare e onorare la festa delle donne e quello scelto dal Judo Club di Fornaci di Barga. L'associazione sportiva ha organizzato un'intera giornata dedicata alla difesa personale di signore e signorine. Un'opportunità che è piaciuta moltissimo, visto che nel corso del sabato sono state tantissime le donne di tutte le età che hanno aderito all'iniziativa. I maestri del Judo Club Fornaci hanno insegnato loro alcuni fondamenti di una speciale tecnica di autodifesa. Grazie a questi rudimenti, in caso di difficoltà, si può uscire, senza bisogno di una forza fisica superiore a quella dell'uomo, da prese e aggressioni. Abbiamo pensato di fare una giornata dedicata alle donne in un modo particolare, attraverso la palestra, attraverso questo Total Lady Defense, questo è il nome della nostra giornata, cioè una difesa totale nei confronti delle donne. Quindi i nostri insegnanti, soprattutto del Krav Maga, la tecnica dell'esercito israeliano, è messa a disposizione a tutte le signore che gratuitamente sono venute e nello stesso tempo possano seguire per 2 o 3 ore questo mini corso, il quale sicuramente può dare una mano nella vita di tutti i giorni. Al termine delle lezioni, il presidente Carlesi ha offerto un dolce e un ramo di mimosa a tutte le donne che hanno partecipato all'iniziativa. E alle donne alla festa dell'8 marzo è dedicato anche l'appuntamento di oggi con l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Nel nostro cammino quaresimale, siamo alla seconda domenica di Quaresima, voglio mettere a tema la donna. La donna, voi direte, ma che c'entra la Quaresima con la donna? Beh, vediamo, intanto è la festa dell'8 marzo, la festa della donna che vi suggerisce questo, ma la mia riflessione quaresimale sulla donna è dovuta al fatto che Gesù ci dice, vuoi vivere bene? Vuoi vivere da cristiano e vivere la Pasqua? Convertiti, cioè cambia mentalità, cambia cuore.
Ecco, io credo che verso la donna c'è da cambiare ancora un po' di mentalità, un po' il nostro cuore, per accoglierla nella sua pienezza, nella sua bellezza. Ed ecco allora che io guardo la donna così, da cristiano. Innanzitutto la guardo come persona, non è un oggetto. Vi faccio un po' sorridere. Io ero in macchina con un amico, lui guidava la macchina, e ogni donna che vedeva la guardava un po' avidamente. No? Ho detto, dico, oh, se non l'aspetti qui si va fuori strada, per dire, si va fuori strada. La donna non è un oggetto, è una persona come l'uomo, come ogni persona, e come tale va guardata, accolta, una persona. Poi la donna è madre, ma la mamma, pensate, ogni mamma, e lo dico a noi figli, a voi figli, giovani o adulti, chi ce l'ha questa mamma, è un dono, ci ha dato la vita insieme all'amore del babbo, col babbo, ci ha allattato, ci ha tirato su. Io penso alla mia mamma, che ha tirato su 3 figli, quanto ci ha aiutato a volerci bene, ci ha cresciuto. Io, la mia mamma era una carrozzina, prendi l'attenzione del cuore della mamma sempre, e lei mi diceva, guarda, mi vedeva il vestito un attimino sgualcito, dice, avvicinami al ferro da stiro che te lo stiro io. Mamma, non ti preoccupare, però il cuore, no? Sempre pronto. Poi, oltre che persona, mamma, sposa, ma il Padre Eterno che ha fatto bene le cose, quando aveva fatto tutto il creato, dice, no, ecco ora mi sono accorto di una cosa, che voglio che l'uomo non sia solo, gli faccio chi gli sia d'aiuto. Ecco, bellezza, bella questa complementarietà tra uomo e donna, questa bellezza che l'uomo si arricchisce della donna e la donna si arricchisce dell'uomo. Poi, concludo, pensate, Papa Giovanni Paolo II, beato, santo, parla della donna dicendo il genio femminile. Sì, le donne hanno un tocco particolare di amore che possono portare, portano dalla famiglia nel mondo del lavoro, dappertutto. Allora, sono tanti motivi per dire grazie a voi donne e vi faccio proprio tanti auguri con tanto affetto e gratitudine. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.